Però già leggere dei libri è interessante. Ad esempio c'è il libro di Franco Fabbro, che se non sbaglio è il rettore della Facoltà di Scienze della Formazione qua di Udine, e ha scritto in collaborazione con una persona esperta di video, di film, insomma, un libro sull'Enneagramma in cui descrive gli Enneatipi in base ai film, ok? E quindi in base alla copione del film, eccetera, è molto interessante. È il libro migliore perché presenta anche i sottotitoli. Io lo trovo molto esemplare nel modo in cui lo espone. Quindi dicevamo, leggete l'Enneagramma, leggete Alice Miller, e poi iniziate a collegare il modo con cui voi avete costruito il vostro carattere, no? A cosa vi serve? Perché alla fine ci vuole compassione verso se stessi. Perché se abbiamo compassione verso di noi, possiamo avere compassione anche per gli altri, no? Perché noi ci trattiamo con troppa durezza, così come trattiamo con troppa durezza gli altri. C'è proprio un'intervista, un video interessante, la trascrizione del discorso delle tesi di laurea, credo in Inghilterra, di un certo George Sanders, credo che è un sceneggiatore, eccetera, un insegnante all'università. E lui ha fatto un discorso molto bello. Se volete andare sul sito Coscienza in Rete, è un sito molto interessante, ci sono un sacco di articoli che parlano in maniera molto concreta di spiritualità, okay? Che è una cosa rara. E qui vedrete che lui consiglia quella che viene chiamata la gentilezza, che quella che più dovremmo coltivare è la gentilezza. Lui dice. Se voi mi chiedete di che cosa mi sono pentito, se mi chiedete se mi sono pentito di essermi ubriacato un giorno e di aver fatto una figuraccia in pubblico, no, non mi pento di quello. Dice, pensate che io mi penta se una volta mi sono buttato nudo dentro un fiume e nuotando nudo dentro un fiume d'inverno ho visto che c'erano delle scimmie sopra di me che facevano i loro bisogni e poi sono stato a letto 7 mesi a causa di questo, no, non mi sono pentito neanche di questo, dice. E va avanti così spiegando un po' di cose che ha fatto nella sua vita. Ma lui dice che si è pentito di una volta in cui all'elementare, era in terza, è arrivata una bambina, una ragazzina molto timida. E tutti la prendevano in giro perché era timida. E lui non se la sentiva di prenderla in giro, però non l'ha neanche difesa. Cioè ogni tanto diceva, ma non è proprio così, insomma, cerchiamo di, in maniera molto timida. E questa bambina è rimasta lì un po', magari questa bambina andava a casa e quando i genitori le chiedevano come va, la bambina diceva bene, no? Poi tornava a scuola ed era di nuovo isolata. E poi un giorno questa bambina se n'è andata insieme alla sua famiglia da un'altra parte. Quindi lui dice, non c'è nessuna tragedia, niente di strano. È solo che mi rendo conto che quella volta non ho avuto abbastanza coraggio per essere gentile con questa persona. E quindi potremmo dire che l'enneagramma è proprio l'opposto della gentilezza, il carattere, l'ego è proprio l'opposto della gentilezza. È una macchina. Noi non siamo gentili perché siamo macchine, perché noi facciamo sempre le stesse cose, pensiamo sempre le stesse cose, proviamo sempre le stesse emozioni. E gli altri spariscono davanti a questi, no? Perché ogni persona che troviamo, ogni situazione in cui entriamo, richiederebbe attenzione, dovremmo essere diversi. Se io invece sono la stessa persona sempre, tutto il giorno, in tutte le situazioni, penso che sia giusto così, e non mi preoccupo di stare attento a quello che mi succede intorno, beh, saremo come elefanti in un negozio di cristalli, in qualche modo, no? E questa è un'esperienza che capita a tutti, no? Soprattutto di questi tempi, insomma. Quindi potremmo dire che l'effetto di un lavoro su se stessi, attraverso l'enneagramma, la meditazione, psicoterapia, la conoscenza dell'infanzia, eccetera, è una crescita della gentilezza, gentilezza verso se stesso, gentilezza verso gli altri. Quindi un elemento base della gentilezza, dicevo, è la compassione, perché quando iniziamo a capire come stavamo quando eravamo grandi così, con mamma, con papà, con i fratelli, ci rendiamo conto che noi abbiamo costruito questo ego perché non avevamo scelta, era una questione di vita o di morte. E allora iniziamo a essere gentili con noi stessi, iniziamo a essere pazienti con noi stessi e iniziamo a esserlo anche con gli altri. Il che non significa naturalmente che saremo permissivi con noi stessi, né che lo saremo con gli altri, ma significa che saremo compassionevoli. Si può essere fermi e compassionevoli, credo che sia una qualità da sviluppare. Leggevo l'altro giorno il libro di Jung, presenta molte cose interessanti, molti aspetti interessanti, la spiegazione dello Zarathustra di Nietzsche attraverso la visione di Jung. E parlava appunto di questa reazione che Nietzsche ha avuto all'inizio nel suo secolo,
rispetto a questo concetto di spiritualità che era completamente disincarnato, cioè lo spirito doveva essere, era superiore alla materia, e la materia doveva essere mortificata dallo spirito e la carne doveva essere mortificata, ok? E Jung, parlando sempre attraverso tanti collegamenti, tante citazioni, eccetera, parlava della necessità di farsi ispirare un po' anche dall'immagine del drago, no? Che è una figura archetipica in Oriente. Il drago è un serpente che vola. Non è semplicemente un simbolo di potere, quella cosa che vedete nei film sulla mafia, queste cose brutte, no? O un elemento negativo del male, come è rappresentato nella nostra cultura, ma il drago rappresenta un serpente che vola, quindi le potenze della terra, quindi già radicate a terra, con quelle del cielo, e la necessità di unire tutte e due è quello che fa l'essere umano completo. L'essere umano non è completo se è materialista, cioè non pensa che alla materia e alle cose, quanti soldi guadagna, quanto è grande la sua casa, e tutte queste cose qua. Ma l'essere umano non è completo neanche se pensa solo alle cose spirituali e trascura quelle materiali, perché questo è essere manipolabili. E, per esempio, io credo che sia uno dei tanti motivi che ha ispirato il movimento della New Age, un movimento di manipolazione di massa attraverso il bisogno spirituale. Okay? L'enneagramma non rientra all'interno della New Age, non è un tentativo di manipolazione, di indebolimento della coscienza, anzi, è uno strumento per rafforzare la coscienza.